accenno di Riccardo a sistema di illegalità diffusa, ho ritrovato la frase che ebbe a dire, interrogato appunto su Ostia, l'allora presidente della tredicesima circoscrizione, Marco Pannella, nel 1992 disse che il territorio circoscrizionale è controllato da organizzazioni di tipo mafioso che hanno promosso un microabusivismo nuovo di massa e di mafia, cercando di legare a questo fenomeno con la violenza l'intero popolo degli abusivi. Non mi sembra che dal 92 a oggi possiamo dire di aver fatto grandi passi avanti, e soprattutto non possiamo dire di aver fatto grandi passi verso il mare. Su questo do la parola a Rita Bernardini, segretario nazionale dei Radicali Italiani. Grazie. Grazie veramente per questa occasione, sono contenta che ci sia Radio Radicale, perché credo che mandare in onda quello che si è detto qui, così come negli altri convegni che devo dire sono stati organizzati da Radicali Roma, credo che sia prezioso, perché più cittadini vengono a conoscenza di quelli che sono i propri diritti e di come farli valere. In fondo, se ci pensate bene, negli interventi che si sono susseguiti, si può dire che è stata fatta un'opera, e con le iniziative e con le azioni che vengono messe in atto, un'opera di educazione dello Stato. Cioè non è lo Stato che casomai educa i cittadini al rispetto delle leggi, ma qui siamo arrivati al paradosso che devono essere i cittadini ad educare lo Stato al rispetto delle sue stesse leggi, perché ormai questa è una strada che noi come radicali stiamo seguendo un po' su tutti i fronti, e quindi ci dobbiamo avvalere di fronte a uno Stato prepotente che si basa fondamentalmente sull'ignoranza, siccome non consente ai cittadini di far conoscere, vedete, le difficoltà per arrivare ad ottenere i documenti ai quali si ha diritto, siccome si avvale di questo, del fatto che il sistema pubblico dell'informazione, dall'informazione, la disinformazione che conosciamo, e quindi tutto questo porta ad una situazione per cui ci sentiamo come compito quello di dover chiamare in causa lo Stato perché non rispetta le leggi, e quindi adire alle giurisdizioni nazionali e transnazionali. Guardate, è stato detto che Marco Pannella oggi non è qui. Stamattina aveva tutta l'intenzione di venire ieri, stamattina purtroppo ha avuto un problema per cui ha dovuto fare un attacco a seguito dell'operazione. Ma io gli ho fatto: Marco, ma sei sicuro che è solamente insomma stai facendo questo sciopero della fame in cui beve pochissimo eccetera, per sostenere quella iniziativa? Pensate, se anche qui non parliamo di rispetto della legalità. Cioè, risulta che l'Italia, sembra che sto fuori tema, ma non credo di essere fuori tema, risulta che l'Italia è 65esima nella classifica mondiale come possibilità di attrazione dei capitali esteri che vengono ad investire in Italia. Non ci vengono. E addirittura in questi anni di crisi gli investimenti sono crollati e diminuiti del 58%. Cioè, nel momento di crisi in cui magari avevamo più bisogno che venissero in Italia ad investire, sono crollati del 58%. E allora Marco sta facendo questa iniziativa non violenta intanto per dire: mi volete spiegare quali sono le ragioni, quali sono i parametri per cui noi in questa classifica stiamo così in basso rispetto
agli altri paesi europei che stanno 10, 20, 30 posizioni sopra noi. Eppure, insomma, non è che siamo l'ultima ruota del carro. Solo per avere queste informazioni. E poi c'è tutta la battaglia, perché una convinzione ce l'abbiamo, è che un funzionamento della giustizia come quella che abbiamo in Italia è chiaro che mette in ginocchio un paese. È un terno all'otto avere a che fare con la giustizia. Tu hai ricordato giustamente, sai che mi ero appuntata lo stesso paragrafo tuo, però prosegue questo paragrafo, perché dopo aver ricordato quando Marco Pannella è stato per 100 giorni consigliere, presidente della circoscrizione di Ostia, allora tredicesima, fece quell'operazione per cui andò ad abbattere alcune case abusive, chiamando il genio militare. Allora, però c'è qualcosa che diceva, oltre che la mafia, gli abusivi, cioè che si avvale del tessuto sociale povero, che magari appunto non ha la possibilità di abitare, di farsi una casa regolare, a parte che a Roma non ce l'ha nessuno una casa regolare, ma insomma che si costruisce il suo coso. E è chiaro che la mafia dov'è che attecchisce? Dove ci sono queste condizioni di povertà? Allora, Pannella arriva ad accusare la magistratura, perché dice: i nostri vigili sono andati lì, hanno messo i sigilli ai cantieri fino a 7 volte, cioè per 7 volte i sigilli sono stati violati senza che sia mai intervenuto un giudice. Allora io mi chiedo, in tutti questi anni, nella situazione di Ostia, notizie di reato ce ne sono state a bizzeffe, dove stavano? In Sicilia hanno visto nascere intieri quartieri, eppure ci passavano nella strada, no? Da casa per andare al tribunale lo vedevano e sapevano che quelle non erano zone edificabili, non c'era il piano regolatore, eppure loro passavano. Nonostante in Italia noi abbiamo questo grande principio per cui ci vantiamo in tutto il mondo dell'obbligatorietà dell'azione penale, per cui ogni reato deve essere perseguito, se c'è subito bisogna muovere tutta la macchina. In realtà loro muovono quello che gli pare e si scelgono quello che muovere e quello che no. Quindi qui in questo municipio è sicuramente accaduto qualcosa per cui troppi occhi che dovevano vedere non hanno visto. Quello che quest'opera di conoscenza che state facendo, e consentivi di dire perché mi sento, stiamo facendo, è qualcosa anche di un po' rischioso, perché dalle cifre che ci ricordava all'inizio con la relazione iniziale, i guadagni non sono noccioline rispetto a quello che pagano per la concessione. E allora che cosa, come mai hanno superato tutti questi anni di impunità con la connivenza delle amministrazioni pubbliche e della magistratura che non ha visto? E quindi la cosa naturalmente presenta, ma è un'opera credo veramente di educazione dello Stato. Dobbiamo educare, purtroppo siamo arrivati a questo livello, e guardate che il rischio è che questa peste italiana, che è quella che in fondo ha fatto nascere il più grande debito pubblico occidentale, che noi abbiamo anche quest'altro, cioè come è nato questo debito pubblico, come si è formato se non con la connivenza di tutti di spolpare questo paese, di consumarlo proprio fino a ridurlo nelle condizioni in cui oggi si trova. E allora io credo che però abbiamo questo rischio che la peste italiana arrivi in Europa,
Cioè, fino a questo momento noi abbiamo, anche sulla questione delle carceri, ci siamo potuti avvalere delle giurisdizioni europee e anche della giustizia per far valere dei diritti dei cittadini italiani che in Italia non venivano riconosciuti. Voi pensate, per esempio, a quello che è un diritto fondamentale in democrazia, cioè quello della ragionevole durata dei processi. In Italia non esiste, siamo all'ultimo posto. Nell'Europa, del Consiglio d'Europa, noi a 47, noi siamo ultimi. 48? Ah, noi siamo a 48, certo. E allora, e questo è un diritto fondamentale, perché se in un paese non funziona un'infrastruttura come quella della giustizia, cioè, di che cosa stiamo parlando? La giustizia regola i rapporti umani, sia quella civile che quella penale che quella amministrativa, altrimenti che ognuno si fa giustizia da solo, come faccio a far riconoscere un mio diritto che non viene rispettato? E allora però ecco la peste italiana che arriva in Europa, l'hanno sfangata sulle carceri, l'hanno rimandati di un anno, ma appena arrivati in Italia il ministro della giustizia ha detto ci abbiamo messo una pezza, ci è andata bene, cioè, qui stiamo parlando di diritti umani fondamentali. E guardate che non è solamente la questione dei diritti umani fondamentali dei detenuti, qui stiamo parlando dei diritti di tutti i cittadini. E allora che cosa fare di fronte? C'è questo pericolo, però io credo che noi dobbiamo, Baggio e Bozzo diceva, i radicali sono gli attivatori della democrazia. E io credo che con insistenza dobbiamo fare in modo che questa peste italiana non dilaghi. Certo, abbiamo come strumenti quelli che usiamo, quelli della non violenza, quelli della disobbedienza civile e, consentitemi di dire, anche quelli dell'obbedienza civile. La resistenza. Allora, l'obbedienza civile. È stato ricordato il discorso dell'accessibilità per i disabili, ci sono degli obblighi, non è che ci stiamo impuntando, tanto più in una popolazione dove aumenta sempre di più quella anziana, è evidente che via via ci saranno difficoltà e quindi anche di mobilità, quindi ci sono degli obblighi che devono essere rispettati. Allora, io mi sono ricordata pensate, erano la fine degli anni 80, 78-79, quindi figuratevi quanti anni c'ho, era abbastanza giovane all'epoca, e che cosa facemmo? La pista per consentire alle carrozzelle di accedere al mare, lo facemmo nel lato, qui a Ostia, della spiaggia libera, organizzammo una manifestazione pubblica. Prendemmo tutti questi quadrati di cemento, facemmo pure il parcheggio per la carrozzella, forse qui Giacomelli o Elio Pastori forse se lo ricorda quando facemmo questa iniziativa, e facemmo questa pista che consentiva ai disabili in carrozzella di poter andare al mare. Costruimmo lo scivolo abusivo alla circoscrizione di Ostia col cemento buttato lì, all'anagrafe di Roma, e fummo sempre, cioè noi che facevamo rispettare la legge che le istituzioni non rispettavano, eravamo noi ad essere denunciati per costruzione abusiva sul suolo pubblico, ma era così. Allora io dico, questa della pista, qui c'è anche l'associazione Luca Coscioni che proprio due giorni fa ha fatto una conferenza stampa su un importante successo riguardante il diritto all'accesso alla metropolitana per le carrozzelle, per cui il comune di Roma, l'ATAC, è stato condannato a pagare 2.500 euro ad un disabile che non aveva avuto, non gli era stato riconosciuto questo diritto, aveva trovato l'ascensore chiuso e non c'era nessuno.
Allora, la vogliamo fare questa, la chiamiamo proprio così, obbedienza civile, e costruiamo noi, magari ci facciamo ci consultiamo, perché non credo che la spiaggia pubblica abbia questo accesso per i disabili. Cioè, siamo partiti dal 78, ancora non c'è. Cioè, la legge è del 70, la prima legge, la legge 118, era del 70. Quanti anni sono passati? 44 anni e stiamo ancora qui, capito? Allora facciamola, ma facciamola veramente con i cittadini, questa iniziativa in cui facciamo questa bella pista, invitiamo il presidente della circoscrizione, il sindaco di Roma, dice: guardate, noi stiamo facendo questa violazione, cioè stiamo costruendo su solo problema, perché voi non lo fate, voi potete, dovete, perché ve lo dice la legge, e non lo fate. Però anche sugli stabilimenti balneari, ebbene, quanti sono quelli che hanno l'accessibilità per i disabili? Quanti sono quelli che puliscono? Quanti sono quelli che ti chiedono per forza il biglietto per entrare? Tutti praticamente, no? Allora, anche qui, sempre con il sorriso, in un modo allegro, eccetera, veramente facciamola questa passeggiata in cui si entra, basta un centinaio di persone, allegre, con i nostri cartelli, palloncini, eccetera, e entriamo, senza pagare il biglietto, perché non possono chiederci il biglietto. Quindi noi rispettiamo la legge, insomma, e poi farlo una volta, farlo due volte, farlo tre volte, senza discriminare nessuno, perché dobbiamo farlo in tutti, e così passiamo l'estate, perché poi questi sono capaci di denunciarci, questi hanno la faccia tosta che sono capaci di denunciarci. Io sono abbastanza abituata alle denunce, essendo una narcotrafficante che coltiva per... Ma anche lì io l'ho chiamata disobbedienza civile per la cannabis terapeutica, poi ci ho ripensato, ho detto no, questa è un'obbedienza, perché la legge sulla cannabis terapeutica c'è dal 2007, solo che i malati non hanno la possibilità di accedervi. Allora cominciamo a dire che vogliamo fare un'opera di educazione di uno Stato che ormai è arrivato a livelli di, tali di non democrazia, che non rispetta nessuna delle regole. Il trucco che hanno fatto, cambiando, dice sì, io ho rispettato, tutto a posto, dopodiché faccio e cambio. Ma dico, ma l'abbiamo ripresentata in Europa questa qui, abbiamo detto e abbiamo comunicato. E loro che hanno detto, perché vedete, la peste italiana è così, perché come l'ha sfangata l'Italia sul discorso delle carceri? Scusate, sembra che divago, ma sapete che cosa hanno fatto? Noi gli abbiamo mandato il nostro controdossier il 23 maggio, loro ci hanno messo il timbro di ricezione 23 maggio, il comitato dei ministri si riuniva dal 3 al 5 giugno per valutare se l'Italia aveva rispettato quanto deciso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Loro che cosa hanno fatto? Non gliel'hanno dato il nostro dossier e l'hanno messo e reso disponibile il 10 giugno, a decisione già presa da parte. Allora è chiaro che stanno d'accordo così, no? Adesso non so se perché Renzi ormai, ma dico, anche se ha preso il 41%, non è che si può permettere di non rispettare le leggi, anche perché il rischio che porti definitivamente alla rovina il nostro paese, se fa così, c'è ancora di più. Quindi io dico, quest'opera che grazie a Radio Radicale possiamo diffondere oltre questa sala, dobbiamo convincerci che dobbiamo rieducare questo Stato, che non è più abituato, se lo è mai stato, ma insomma adesso è diventato anche un po' spudorato, a rispettare
le sue stesse leggi. E come simbolo di questa, intanto ringrazio Ilari e Benedetto Erling per questa bellissima cartolina che hanno fatto, e spero che questo servirà anche, grazie a un contributo che ciascuno di noi può dare, a stampare, coinvolgendo artisti, a stamparne altre di queste cartoline che dobbiamo mandare a chi? Dobbiamo mandarle agli eletti, ai deputati parlamentari eletti nella circoscrizione di Roma, ai consiglieri comunali tutti, ai membri del municipio, tutti riceveranno una cartolina, dice, che poi ognuno ci scrive quello che gli pare, senza scrivere parolacce, però insomma... Credo che la cosa colpisca e colpisca molto, soprattutto se questo tema lo facciamo passare attraverso anche l'estro di alcuni artisti che riusciamo a coinvolgere in questa iniziativa. Se poi dobbiamo scegliere una canzone, io ve la ricordate, quelli più anziani se la ricordano, A me mi piace il mare di Cochi e Renato? Che a un certo punto diceva: hai presente il mare? Ecco, hai presente il mare? Qui a Ostia è difficile averlo presente visto che non si vede. Grazie. Posso dire soltanto una cosa in risposta a Rita? Noi abbiamo realizzato un film con dei compagni dove siamo andati in vari stabilimenti, abbiamo fatto l'accesso e abbiamo chiesto di entrare e ci hanno chiesto il biglietto, l'abbonamento. Liberi TV ha fatto questo filmato, lo manderemo in onda sì, alla fine del convegno. E noi ci dicevano no, che non potevamo entrare, oppure che dovevamo entrare ma solo camminare sulla barriera. Papà, ma io vado solo a guardare il mare. No, ferma, non può stare, deve camminare. Vabbè. Però quindi vi facevano entrare senza biglietto? No. Allora, ci dicevi, io sono entrata in uno stabilimento, detto ma che l'hai abbonato? Io ho detto no, no, allora non puoi entrare, deve andare. Ho detto no, ma io tanto devo andare solo sulla spiaggia. E dice no, no, non si può, non può entrare qui, lei deve entrare, fare la doccia, devo fare la doccia per forza. Sì, sì, qui deve per forza pagare il biglietto, fare la doccia Vabbè. In uno. In tutti gli altri no, io potevo entrare. Ecco, però quando io dico quando io dico obbedienza civile significa che quando uno ti dice di no si chiama il 113 e dice scusate, io vorrei entrare perché è un mio diritto. Quando sono 100 persone a farlo, insomma, la cosa serviva per il film. Certo.